Intanto i sindacati lanciano la parola d'ordine del Made in Molise. Il territorio ha bisogno di ripartire da se stesso, acquistare e valorizzare le eccellenze del posto per superare adesso le difficoltà. Vediamo. Il Molise potrebbe diventare la regione dalle mille possibilità. I molisani sanno reinventarsi valorizzando le proprie risorse, ma occorre l'aiuto di tutti per la valorizzazione del posto. Questo è il monito di Pasquale Guarracino, segretario generale della WILTUX Molise. Mai come in questo momento storico esordisce, è importante aiutarsi a vicenda per far ripartire il tessuto produttivo. Le materie prime sono di altissima qualità, dunque dopo la fase post-Covid ci sarà il bisogno di valorizzarle al meglio. Dall'agricoltura alla produzione la regione può dare tanto e adesso l'invito è quello di acquistare il più possibile nel territorio per far ripartire l'economia. Quello dei sindacati quindi è un appello che si spera venga raccolto a tutti i livelli ed è rivolto in primo luogo alla politica, che può e deve aiutare tutte le piccole realtà locali che stanno cercando di ripartire puntando sulla qualità e sulla tipicità, ma anche su tutte quelle imprese che hanno deciso di investire restando sul territorio e quelle ditte che sanno valorizzare al meglio il Molise. Al momento soprattutto l'agricoltura deve ricominciare affinché non vengano perduti i raccolti e il lavoro fatto nei mesi precedenti dalle aziende agricole che puntano tutto sulla stagionalità delle materie.